ragazzi, siamo tornati a casa male, siamo tornati alla base, i lavori sono terminati, il Covid ormai è fortunatamente un ricordo e soprattutto però, come promesso ragazzi, Google Pixel 6a è arrivato, eccolo qua, è nelle nostre mani da 4 a 5 giorni, l'abbiamo testato, ci abbiamo giocato, l'abbiamo premuto veramente bene 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 e devo essere sincero, è un prodottino che mi è piaciuto veramente tanto. Ma adesso ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito con la sigla. Pixel preso verde dal Google Store, vi ricordo che siamo un canale giovane, abbiamo poco più di un anno di vita ragazzi, però abbiamo bisogno di voi per crescere. E mi raccomando, pollicioni, visualizzazioni, iscrizioni e campanelle per tutte le future uscite di GTech 2020. Torniamo a fare, dopo un po' di tempo, anche una recensione, faremo anche quella delle Pixel Buds A Series, che sono cascate a fagiolo perché le Samsung Buds iniziali purtroppo mi hanno abbandonato, troppa corsa, abbastanza anche queste spremute. Adesso andiamo a vedere come si comporta, che tipo di modello è il gioiellino mid-range di Google, che vi anticipo già ha veramente tanti assi da giocarsi. Ok ragazzi, andiamo subito con l'unboxata. Apriamo la confezione, troviamo il device, abbastanza incastrato, e come al solito continua la dotazione sempre più povera nelle confezioni degli smartphone: cavo, adattatore e lo spinotto per togliere e mettere la SIM. In omaggio, logicamente, scontate poi con un vario giro di carte di credito, le Pixel Buds Serie A, che faremo poi una recensione apposita. Ok, mi sono ragazzi approcciato a questo prodotto in maniera completamente asettica per due motivi fondamentalmente. Il primo perché avevo recensito il 6 Pro, ma non mi aveva fatto impazzire perché secondo me le premesse di Google erano state eccessive rispetto a quella che è la qualità del prodotto e anche il prezzo logicamente troppo alto. Secondariamente perché comunque sia Google Stock mi ha sempre un pochettino affascinato, mi faceva piacere verificare come lavora Google con dei prodotti che, ricordiamo, negli ultimi anni non sono arrivati in Italia in maniera completa. E adesso andiamo a conoscere meglio le caratteristiche estetiche. Vi dico già che è un telefono che mi è piaciuto. Ci sono alcune cose che mi hanno fatto un pochettino storcere il naso, cose su cui Google può benissimo e senza, secondo me, un grandissimo sforzo implementare in questo prodotto per farlo diventare veramente un best buy della, diciamo, classe media a livello di smartphone. Andiamo adesso a conoscere meglio il prodotto. Dunque, Google Pixel 6a. Abbiamo, ragazzi, un retro in vetro, due fotocamere con flash, tastini per il volume sul tasto destro, tasto accensione, lo slot per la SIM, ricarica Type-C e i due fori per il microfono. Il pannello del Google Pixel 6a è un OLED da 6,1 pollici, ragazzi. Inutile dire, e lo sto già raccontando insomma da qualche video, che fino a due anni fa adoravo i display da 6,7 a 6,8 pollici. Ma nell'ultimo anno e mezzo sto tornando alle dimensioni più umane. Un 6,1 pollici praticamente è un iPhone 13 Pro, è poco più piccolo di un Samsung S22, con una mano, soprattutto nel periodo estivo, si gestisce da Dio. Pannello OLED, come detto, vetro in Gorilla Glass 3, non potrebbe sembrare un display dalle prestazioni assegnate allo sblocco ottimali, invece devo essere sincero, è sorprendente, dimostra che quando c'è la qualità e l'ottimizzazione software non serve installare pannelli che poi consumano veramente tanto e che nella quotidianità poi non hanno un risultato così diverso da quello che vedremo adesso. Svegliamo il display con il classico tap to wake. L'impronta digitale non è sempre fulminea, sono sincero ragazzi, in altri video ho visto che è mediata, dal mio punto di vista non è il massimo. Adesso facciamo una prova se un'altra impronta digitale, perché aveva avuto questo problema, diciamo i sample, riesce a sbloccare il telefono. Come vedete, i prodotti in commercio fa fatica a sbloccarsi con la sua impronta digitale registrata, pertanto non è più così facile sbloccarlo con un'altra impronta digitale. Stavo appunto parlando del pannello che ha una piccolo aspetto che almeno dal mio punto di vista non è ottimale. Adesso ve lo faccio vedere con l'app della Vodafone. Praticamente ha il bordo inferiore di un paio di millimetri abbondanti, diciamo più spesso, di quello superiore. Quei laterali invece sono perfettamente simmetrici.
secondo me, come il nuovo Nothing Phone One, era forse più, diciamo, moderno fare un display completamente con i bordi simmetrici. Un altro degli aspetti invece che non mi ha fatto impazzire è il display, non perché non sia un 60 Hz, ma perché un Gorilla Glass 3 sicuramente Google avrebbe potuto mettere qualcosina di meglio. Adesso andiamo a vedere come si comporta il pannello da 60 Hz. Dunque, ragazzi, devo essere sincero, ho avuto modo di spippettare un po' con il telefono. Dopo qualche giorno, sinceramente, il lettore di impronte è molto più reattivo e molto più preciso. Dicevamo, un pannello Gorilla Glass 3 da 60 Hz che però, devo essere sincero, non si sentono per nulla. Il display è veramente molto recettivo al touch. Io mi sono veramente trovato benissimo con questo pannello. Possiamo vedere che anche i bianchi, inclinando il telefono, sono veramente perfetti, ragazzi. Non c'è mai un grigio, anche il nero. Possiamo vedere che io lo inclino in varie angolature. Il nero è sempre molto profondo e molto ben tarato. Pannello veramente di ottimo livello. Come possiamo vedere, i colori sono molto vividi, molto ben tarati. Sono sempre sparati, ma non in maniera artificiosa. Anche le immagini sono sempre fluide, sono sempre ben definite. Pannello che, quando è di qualità, tra un 60, un 90, un 120 Hz, sicuramente non si sente la differenza in maniera sostanziale. Il processore che batte sotto la scocca del 6A è lo stesso dei fratelli maggiori, il Google Tensor, e devo essere sincero, si comporta molto molto bene. Abbiamo 6 giga di RAM con uno storage di 128 GB. Qui sinceramente Google non ha dato la scelta del taglio di memoria da 256 GB. Dal mio punto di vista sarebbe stato più adeguato dare scelta ai consumatori. Se prendi il modello da 128, che ormai può essere anche un pochettino stretto, diciamo, a livello di quantità di spazio disponibile, mentre un 256 sarebbe stato, dal mio punto di vista, più adeguato. Memorie LPDDR4, perciò sono le ormai quasi le ultime, perché stanno uscendo le PDDR5, ma questo logicamente è un mid-range, costa, ragazzi, 450 euro, non è un top di gamma, perciò ci stanno. Per quanto concerne il Google Tensor, devo essere sincero, è un processore molto reattivo, ormai ben tarato. Dei consumi parleremo successivamente, perché dovremo fare un discorso invece a parte. Adesso invece andremo a vedere come si comporta la bestiolina a livello gaming, così potremo verificare la fluidità del display con un gioco molto pesante. Ho fatto sessioni pesanti con Mac Arena, ormai ve lo sto proponendo da un pochettino. La grafica di questo gioco è pazzesca, ragazzi, lagga anche la 15 Bionic di Apple con questo gioco qua. E devo essere sincero, Google Tensor si è comportato molto molto bene. Questa, ragazzi, è la schermata iniziale del gioco. Vedete, veramente la grafica è pazzesca, è veramente carico, ragazzi, è veramente difficile. Adesso andiamo a vedere come si comporta in battaglia. L'audio, ragazzi, è molto buono, bassi, medi e alti veramente si fondono alla grande in questo telefono, anche considerando le dimensioni da 6,1 pollici. Andiamo adesso ad analizzare il comparto fotografico del compatto di Google. Abbiamo una fotocamera principale da 12,2 megapixel, apertura focale da 1,7, sensore IMX363 di Sony. L'ultrawide invece, sempre da 12 megapixel, è l'IMX386 di Sony. Devo essere sincero, qualcuno dirà: come è possibile inserire due fotocamere del genere su un prodotto del 2022? Ragazzi, fa foto sorprendenti. Poi sapete che io ci batto molto su questo aspetto. Mi è veramente piaciuto un casino. Mai visto, ragazzi, un smartphone con questi due sensori fare foto del genere. Vi dico già che non spinge lo zoom oltre il 7x, andremo a vedere, c'è anche il suo motivo, perché poi arrivare fino a 10x e fare foto piena di rumore non serve assolutamente a nulla. Mentre invece la fotocamera frontale, devo trovare, ragazzi, adesso un bianco, non lo trovo perché tutto quanto con lo sfondo nero è un foretto che ospita il sensore 8 megapixel. Anche su questo da dire tanto, perché veramente sono centrate le foto. Ah, ragazzi, piccolo incipit. Prima di andare a vedere le foto,
vi annuncio che tutte sono state realizzate con la tecnica pazzesca del punt scatta. Nessun filtro, nessuna app a supporto, perché secondo me quando uno smartphone è ben realizzato, quando lo smartphone è ben centrato, bisogna prendere il telefono, puntare l'obiettivo e clic, fare la foto. Iniziamo ragazzi con una foto molto complessa perché è piena di verdi, di sfumature, era sotto il sole cocente, pertanto devo essere sincero, i sensori hanno regalato scatti precisi, nitidi e soprattutto a livello cromatico ben gestiti. Se andiamo a zoomare un pochettino di più, vediamo che non c'è per dettaglio, siamo qui a un 2x, anche qui l'aspetto cromatico è molto piacevole. Adesso andiamo a stringere sulla palma con un 5x e vediamo che inizia a sentirsi tanto rumore, inizia veramente il particolare e anche l'aspetto cromatico a perdere di dettaglio. 7x, foto impresentabile, andiamo veramente oltre quelli che sono i limiti oggettivi dei sensori. Adesso invece spostiamo il focus e andiamo a vedere i colori al tramonto, anche qui foto che a me è piaciuta tantissimo, perché? Perché i particolari sono ben delineati, le sfumature del cielo e del mare sono colte con grande naturalezza, ragazzi, foto assolutamente promossa. Ci spostiamo adesso sul monumento ai caduti, possiamo vedere che le proporzioni sono ottime, siamo partiti con un 1x, andando poi a stringere su un 2x, buono l'aspetto cromatico, i chiari scuri sono gestiti molto molto bene in maniera molto naturale. Se andiamo a stringere con un 5x senza oggetto più vicino, vediamo che la foto è precisa, ben delineata, i particolari sono colti con grande precisione. Ancora un 7x, la scritta è perfettamente leggibile, ripeto, quella di prima della palma su un soggetto più lontano sicuramente i sensori hanno sofferto tanto, qui invece si sono fatti rispettare alla grande. Adesso andiamo a vedere come si comporta Google Pixel 6a con una fotografia con poca luce. Il tunnel è colto con grande precisione, anche l'aspetto cromatico illumina le parti in maniera molto naturale e soprattutto in maniera ottimale. Non ci sono macchie, non ci sono indecisioni, sia anche in alto quando vediamo il simbolo dell'uscita di sicurezza, ma soprattutto nello sfondo con il sole che taglia in maniera molto forte e perpendicolare, non è bruciata la luce ed il cartello è colto, quello dell'angolo con le righe gialle e nere, molto molto preciso. Quest'altra foto è stata scattata in modalità notturna per vedere le differenze. Sicuramente c'è un po' di luce in più all'interno dell'immagine, ma i particolari e la definizione sono veramente di altissimo livello. Foto queste invece di altissimo coefficiente di difficoltà, dove sono veramente caduti prodotti anche da 1000 euro, 800 euro con colate laviche di luce che rendono irriconoscibile la discesa del cancello. Ragazzi, la foto è perfetta. Il muro e la strada della discesa, nonostante fossero illuminate col sole veramente in maniera molto molto forte, sono colte con grandissima precisione di dettagli e soprattutto cromatica. Così come la parte più scura dentro al cancello dei garage, veramente ragazzi anche questa sorprendente foto, questa è stata in assoluto la migliore realizzata con un coefficiente di difficoltà altissimo. Foto questa invece in controsole totale, ragazzi, erano circa le 6 di pomeriggio ad altissimo coefficiente anche questo, la parte inferiore è colta sicuramente un pochettino in penombra, c'è stato un pochettino di difficoltà nel riuscire a captare la luce presente, ma se possiamo vedere il sole non è assolutamente bruciato, non ci sono irradiazioni di raggi, le nuvole sono gestite molto molto bene, foto questa veramente di una difficoltà pazzesca e qui secondo me Pixel 6a è stato promosso alla grande. Se andiamo a vedere le foto con il ritratto, abbiamo due immagini, ringrazio Luca che mi ha fatto da modello, mio grandissimo amico, e ragazzi sono foto perfette, mi sono veramente piaciute tanto tanto tanto. Il particolare è messo bene risalto in primo piano, lo sfondo è gestito con grande naturalezza senza assolutamente deformare l'immagine. Adesso abbiamo invece due panoramiche dove possiamo vedere che non è assolutamente possibile vedere nessun tipo di deformazione né a destra né a sinistra. Oltretutto faccio vedere tra questa e l'immagine che potete vedere adesso che ho cancellato il lumino che camminava sulla destra, pertanto la funzione Magic Eraser di Google ha lavorato veramente molto molto bene. Terminiamo adesso con due fotografie selfie, anche qui il colore tutto sommato era un sole che puntava i nostri visi, sempre il mio e quello di Luca, e colti con grande precisione sia a livello cromatico che a livello di particolari. Anche la parte retro, cioè il mare, il cielo e gli scogli, non sono nella maniera più assoluta bruciati,
Anche qui fotocamera ripeto da 8 megapixel, foto assolutamente promossa. Terminiamo adesso la carrellata fotografica con due foto in notturna. La prima è realizzata in modalità classica. Non è una foto memorabile, ma tutto sommato il risultato se lo porta a casa, era veramente buio pesto. La seconda invece realizzata ancora in modalità notturna, riesce a catturare un pochettino più di luce, ma secondo me perde di dettaglio. Per quanto riguarda, ripeto, la modalità notte, non sono foto memorabili. Terminiamo adesso con due video. Il primo realizzato mentre camminavo in spiaggia, possiamo dire che la stabilizzazione ottica lavora molto molto bene, così come anche i particolari ed i colori sono ben gestiti e anche i cambi di direzione denotano ottimo lavoro software da parte di Google. L'ultimo video invece, relativamente, adesso sentiamo anche come lavora la capsula audio e come gestisce i particolari fatto da fermo sull'ombrellone. Mi è piaciuto, molto rilassante dal mio punto di vista questo video, e anche qui possiamo sentire le voci nello sfondo del mare che vengono colte con grande precisione. Dunque ragazzi, eccoci qui alle considerazioni finali di questo smartphone. Cominciamo con quello che io non vi ho detto. Lato connessioni, smartphone perfetto. Wi-Fi, Bluetooth, senza nessun tipo di problema, si connettono senza indecisioni a qualunque fonte, parlo Android Auto, parlo modem, anche con vari gestori. Devo essere sincero, la velocità di connessione è altissima e anche la stabilità del segnale è molto molto buona, si vede che il modem lavora bene. Lato autonomia, Google Tensor dimostra che sotto l'aspetto dei consumi, questi SoC per top di gamma sicuramente danno prestazioni molto importanti, ma non ancora una richiesta energetica eccessivamente esosa. Dal mio punto di vista inizio sinceramente a preferire un telefono con un processore meno energivoro, faccio un esempio MediaTek 8000-8100, che comunque garantiscono prestazioni di altissimo livello. Ormai è evidente che la differenza tra un top di gamma ed un medio gamma fondamentalmente si gioca qua sotto l'aspetto delle fotocamere e degli scatti, diciamo proprio a livello di elaborazione. Qui con due sensori di 12 megapixel Google ha fatto veramente un miracolo, ripeto, scatti ottimi, ottimi, ottimi. Autonomia non è il massimo, diciamo che con utilizzo stress si riesce a coprire la giornata, ma non di più. Sono 5-6 giorni che abbiamo il telefono in mano, sicuramente la batteria ha ancora un pochettino bisogno di assestarsi, ma non è un battery phone, 4400 mAh. Secondo me il telefono logicamente piccolino si sentono, sicuramente rispetto ad un S22, faccio un esempio, comunque l'autonomia è maggiore. Merito probabilmente anche del display con i 60 Hz, con il suo LED, che non richiedono un diciamo, consumo eccessivo. Un discorso a parte a livello software. Purtroppo le patch mensili sono ancora ferme a maggio, ragazzi, incredibile. Adesso è arrivato un aggiornamento, ma non è stato ancora possibile scaricarlo e siamo fermi alle patch di giugno. Penso che Google, che rilascia le patch mensili, debba e possa fare molto molto di più. Detto questo, ragazzi, penso che Google deve sicuramente lavorare sotto questo aspetto, perché è veramente impresentabile. Un aggiornamento ad agosto, quando Samsung per la SRS22 ha già rilasciato le patch di agosto, rilasciarlo scaglionato, poi abbiamo scritto anche nel nostro blog, potete trovare il link sotto del nostro blog appunto, a livello mondiale non ci siamo, secondo me bisogna fare un salto di qualità. Detto questo, ragazzi, penso che sia un prodotto dalle grandissime qualità, ottimo display, molto reattivo, buona l'autonomia anche se non eccellente, abbiamo detto, ma comunque la giornata la spanghiamo sempre. Comparto fotografico, devo essere sincero, da primo ordine, ho fatto veramente foto che mi sono piaciute tanto, tanto, tanto. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo avete anche voi tra le mani, se avete risolto, come sembra il nostro, il problema del sensore di impronte, e aspettiamo i vostri commenti. Ripeto, siamo un canale giovane, possiamo crescere solamente grazie a voi, alle vostre visualizzazioni, ai vostri pollicioni, alle vostre condivisioni e alle campanelle per tutte le future uscite di GTech 2020. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao!